Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 22 dicembre, ricordiamo Santa Francesca Saverio Cabrini. Ascoltiamo. Francesca Saverio Cabrini nacque a Sant'Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850. A soli 11 anni Francesca fece voto di verginità. Dopo la morte dei genitori e l'emigrazione del fratello in Argentina, rimase con la sorella Rosa, che aveva rinunciato a farsi religiosa per aiutare la famiglia, per prendersi cura di un'altra sorella, Maddalena, che era disabile. Insegnò per un paio d'anni come supplente a Bidardo. Poi, su invito del vescovo di Lodi, entrò nella Casa della Provvidenza a Codogno e nel 1877 emise la professione coi nomi di Saveria Angelica del Bambin Gesù, prima diventandone segretaria e poi vice superiora. Dopo la chiusura dell'istituto, il vescovo le disse: «Tu vuoi farti missionaria, il tempo è maturo. Io non conosco istituto di missionarie, fanne tu uno». Il 14 novembre 1880, insieme a 7 compagne che erano con lei nella Casa della Provvidenza, Francesca dava inizio alle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1888 incontrò il vescovo Monsignor Scalabrini, che la invitò, anche a nome dell'arcivescovo di New York, a lavorare tra gli emigrati italiani, che erano trattati alla stregua degli schiavi e disprezzati dagli americani. Francesca vi si recò nel marzo 1889, cominciando un'avventura che l'avrebbe portata ad erigere nelle Americhe più di 50 istituti. Il primo impatto con la metropoli statunitense non fu facile. Nonostante le difficoltà, Francesca trovò l'aiuto di una ricca cattolica americana, la contessa de Cesnola, moglie di un italiano che era diventato direttore del Metropolitan Museum, e aprì una prima scuola femminile in un appartamento offerto dalla contessa. Poi le suore si impegnarono nell'assistenza e nell'insegnamento nei quartieri più degradati della città, con lo scopo di favorire l'inserimento dei connazionali nella società americana. Nel 1890, sulle colline di West Park, a un centinaio di chilometri dalla città, sorse il collegio di Manresa, dove fu collocato il noviziato per l'America settentrionale. L'anno dopo, al ritorno da un viaggio in Nicaragua, Francesca organizzò una scuola e un orfanotrofio a New Orleans per i figli degli italiani. Salvò dal fallimento l'ospedale Columbus, in cui venivano curati gli emigrati italiani, aprendone un altro, il Columbus II, che per grandezza e attrezzatura scientifica diventò uno dei più importanti istituti medici della città. Opere analoghe sorsero poi a Seattle e a Chicago, mentre l'istituto si estendeva in Argentina e in Brasile, ma anche in Spagna, Francia e Inghilterra. Gli ultimi anni della sua vita, tra un viaggio e l'altro dall'Europa alle Americhe, li dedicò all'assistenza ai carcerati italiani, spesso impossibilitati a difendersi per l'ignoranza dell'inglese. Le suore fecero riaprire alcuni processi ingiusti e assicurarono i contatti tra i detenuti e le loro famiglie. Morì a Chicago, durante una delle visite che compiva periodicamente alle sue case, il 22 dicembre 1917. Santa Francesca è stata la fondatrice della prima congregazione missionaria femminile, la Congregazione Cattolica delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Avevano appunto questa dedizione speciale, accogliere in particolar modo gli immigrati ai quali offrivano assistenza per quanto riguardava l'acquisizione della nuova lingua, ma anche un'assistenza particolare verso la burocrazia, e li raggiungevano ovunque, addirittura anche negli ospedali e nelle carceri. È stata la prima congregazione di donne missionarie e anche totalmente autonoma da qualsiasi ramo maschile. Allora pensiamo a queste donne che tanto tempo fa si sono messe in prima fila con un'unica missione: gli immigrati, coloro che erano stranieri e che bisognava si sentissero a casa. Possa veramente lei ispirarci in questi tempi particolari di nuovi immigrati, e la maggior parte di quelli che furono accuditi da lei e le consorelle erano italiani, erano gli italiani che si trovavano in America.
E questi nostri fratelli che tempo fa hanno compiuto questo viaggio, adesso ce ne sono altri che magari vengono nelle nostre zone. Allora ci affidiamo all'intercessione di Santa Francesca Cabrini affinché anche noi possiamo trovare un po' del loro spirito missionario e tendere la mano e concretamente essere d'aiuto a chi ne ha bisogno. Santa Francesca Cabrini, prega per noi.